Il bilancio previsionale del comune di Chieti è stato approvato. Sappiamo che ci sono state il sindaco qui vicino a me, Diego Ferrara, che ringrazio, anche alcune polemiche, si era parlato di maggioranza in bilico, di una possibile, paventata, probabile caduta dell'amministrazione Ferrara, ma così non è stato, perché i dissidenti, chiamiamoli così, all'interno della maggioranza a quanto pare hanno votato sì, hanno votato in maniera favorevole al cosiddetto bilancio previsionale arrivato dopo un anno dal dissesto, perché ci sono poi dei particolari tecnici per quanto riguarda questo bilancio, tant'è che però l'epilogo è stato questo: il sindaco Ferrara rimane al suo posto, non c'è l'arrivo del commissario prefettizio, non c'è stata la caduta dell'amministrazione Ferrara. Io vorrei però far parlare il primo cittadino di Chieti. Sindaco, un risultato scontato per lei, insomma, anche alla luce delle ultime vicissitudini, i giornali, i media avevano parlato di crisi di maggioranza e via dicendo, e poi cos'è accaduto? Allora, un risultato di questo tipo non è mai ovviamente scontato. I mass media, i giornali parlano di mie difficoltà, di crisi di maggioranza, imminenti dimissioni, forse dal giorno dopo del mio insediamento nell'ottobre 2020. Evidentemente sono abbastanza coriaceo per aver resistito finora, o al contrario sono abbastanza resiliente e riesco a parlare con tutti e trovare alla fine una quadra. Le fibrillazioni sono presenti anche nelle famiglie, nei condomini, figuriamoci se non possano essere presenti in una compagine amministrativa di maggioranza dove ci sono varie anime, varie appartenenze e varie derivazioni ideologiche e politiche. Finora sono riuscito, non è un merito, è una constatazione, sono riuscito a governare, a portare dei risultati avanti in una situazione drammatica che era quella finanziaria, economica, amministrativa di tutti i generi che ho trovato nel comune di Chieti nel 2020. Questo consiglio comunale era la madre di tutti i consigli comunali. L'approvazione di questo bilancio, come appunto lei ha nominato, ha detto, bilancio previsionale stabilmente riequilibrato, è il primo bilancio dopo il dissesto decretato dalla Corte dei Conti, sgravato dai debiti che noi abbiamo trovato al nostro insediamento. Un bilancio redatto certosinamente dai nostri uffici finanziari, approvato dal Ministero, sebbene con delle prescrizioni che noi attueremo, quindi il votarlo oggi ha significato il trionfo della responsabilità. Non sono contento per me né per tanto per la maggioranza, sono contento per Chieti e per i suoi cittadini, perché da domani potremo, se non domani, dopodomani, potremo cominciare a galleggiare e riproporre delle possibilità per la nostra città. Ripeto, nella maggioranza esistono sempre dei momenti di frizione o anche di piccole crisi, ma tutto si risolve guardandosi negli occhi e parlando diciamo civilmente, ed questo è quello che è accaduto anche nei giorni scorsi e questa sera alla vigilia del voto, che, come diceva lei, è andato benissimo. Allora, io qui ho il conforto anche della detto stampa del Comune di Chieti, Monica Di Fabio. Monica, ricordami i numeri, sono stati i voti, 19 favorevoli e 6 contrari, parte dell'opposizione è uscita e i cosiddetti dissidenti, chiamiamoli così, della maggioranza hanno votato sì al bilancio. Alcuni di loro avevano chiesto l'annullamento della giunta, il sindaco però ha detto chiaramente: io non cedo ad alcun ricatto, ma se ne riparlerà tutt'al più dopo l'approvazione della giunta. È così, sindaco?
Dopo l'approvazione del bilancio. È evidente che noi adesso abbiamo un anno e mezzo circa di governo, un anno importantissimo dove metteremo in campo tre o quattro punti fondamentali di mandato da portare avanti insieme, e molto probabilmente occorrerà energia nuova, linfa nuova, e quindi sono del tutto propenso, laddove gli attori e quindi i rappresentanti politici dei gruppi facenti parte della maggioranza o comunque i capigruppo mi prospettino una soluzione appunto nominale, una soluzione nominale, quindi di persone che possono lavorare in maniera alacre e forte in questo anno e mezzo residuo, ed io non vedo perché non debba accettare. Io sono stato sempre aperto, l'ho detto 10 minuti fa, sono stato sempre aperto al dialogo e alle possibilità. L'importante è portare dei risultati, perché i cittadini di Chieti vogliono risultati. Quei risultati, e ribadisco, lo sottolineo affinché si mettano un po' a tacere tante critiche ridondanti e inutili attraverso i mass media, difficoltà e cose da fare che non abbiamo potuto fare, non abbiamo voluto fare, non abbiamo potuto fare fino in questo momento, perché ingabbiati, incessati in una crisi economica che non era e non è di nostra responsabilità.